Buongiorno a tutti e bentornati in live. Oggi siamo qui su GTA 5 FM su Impero con Daniele Smith. Eccoci qua. Siamo qua. Pattugliamo. Adesso vediamo un po' che fare stamattina e vediamo un po' di divertirci. Di arrestare qualche criminale. Smith 18, buongiorno. Titan 4, 1080 di una Vinsport bianca, zona 115 penny. Andiamo a 10-20. Sta dirigendo la parte sinistra del Bennis. È entrato Siamo al la drop 3 in un divisa. garage. Mettiamo giù Sì, botto. Titan 2, converge sull'ultima posizione, passo. È uscita, ha preso un muro là della ferrovia del cantiere. Ah, l'auto 10 3 signori, 10 ha passo. svoltato al garage. Mio 13-20 anche al cellulare, grazie. Non troppi, ma ogni tanto mandateli. Una dame che mi viene per prendere in centrale, che sono da solo. Adam 3 sta arrivando, Ricevuto, vi aspetto. Terminati 18, buongiorno. Vabbè, varrò un Carminati allora, se per entrare in servizio. È entrato dentro il Prendetevi cantiere. anche Rossi, che sto facendo 10-0. Ok. Buongiorno. Sali, sali che andiamo. Vabbè. Adam 3 siamo. Buongiorno. Appena svegliato, Carminati. Appena svegliato, Carminati. Si sente un po', ecco. Andiamo a vedere se 1080 un po' se hanno, se l'hanno fermato. L'hanno fermato in sta zona, hanno detto, ma vediamo dove. Sceriffo, si è rotta la macchina a noi. Che ho perso l'occhiale in arma. Eccolo qua. Successo? L'hanno fermato in seguimento. Devo andare assolutamente a rilassarmi un po', quindi andiamo in chiesa. Pure io. Infatti, non sbagliato nessun posto oggi. Mamma mia. La Stessa cosa. domenica mattina si prega un po'. Esatto. Medico contro lo stress, se no che c'era l'antidolorifico. Antidolorifico, marijuana, chiesa o qualche locale, diciamo, che possa, Titan diciamo, 4 torna darti un centrale, buon sta dirigendo la rilassarti parte ovest. molto, ecco, dipende. Cioè, sono locali invece che no, non sono molto buoni, diciamo. Adam 5, abbiamo un altro 1080. Mamma mia, ma tutti che scappano oggi. Sì, anche prima. Abbiamo fatto un paio. Ma io devo per forza sta qua perché sennò non riesco più a arrestare la gente. Preghiamo, preghiamo. Mi metto in ginocchio, Peter. In realtà non credo, però.
Vabbè. Vabbè, ormai è l'unica cosa che ci resta da fare. Madonna mia. Tieni, comunicazioni anche radio via voce, per favore. Non solo spam di posizioni, grazie. Imparate anche a descrivere le zone in cui andate, non solo mandando a cellule le posizioni. Esatto, mandateli C20 ogni 20 secondi, 30 secondi, ma cercate di descrivere la zona in cui siete con la voce. Dietro l'armeria. E perché c'è gente che prega? Aggiornate 10-20 anche a voce, per favore. Siamo dietro l'armeria. Non lo capiscono, che devono aggiornare la mia voce, Vabbè, io mi sono rilassata. eh? Io no. Stai qui fino a domani, vero? Lo sai? Lo so, No, infatti, cioè, qua... Buongiorno, Comunicate per favore, abbiamo sentito ragazzi, ma parlare. capite la lingua, nostra Siamo qui lingua o no? dietro l'armeria, si è fermato. Oh, ma non capiscono, mamma mia. Gli dico, Assimile più comunicazioni via segnali, voce. Smith, Mamma mia, sono rilasciati. nervosissimo, sì. Ah. Mamma mia, devo stare qua almeno ancora 10 minuti, perché sennò poi non mi devo rilassare, poi dopo sono tranquillo, mi rilasso, poi divento tranquillo e vabbè. No, alternativa, mi viene in chiesa, andare a Panilla. Bam, te passa o tre Oppure al Bene, Bahamas. siamo qui all'ultimo 10-20 che ho mandato. Pure, mamma. Il Bahamas è bellissimo. No, il nuovo locale Bahamas, nuovo, quando l'hanno ristrutturato, veramente è bellissimo. Era molto carino. Sì. Locale. Cioè, con la sala da... Cioè, all'inizio si entra, poi dopo si va dietro, c'è la sala da ballo, poi tutti gli uffici per i direttori. Tutto, veramente bello. Chi è Davide? Oddio. Davide, perché? Abbiamo un collega che si chiama Davide. Vincente, sì. Ah no, non è lui, ok. Ops. Ieri abbiamo preso due tizi alla Flica. Uno stranissimo, innanzitutto Si sparano Marek, all'ultimo 10-20. Ok, arriviamo. Mamma mia. Gli sparano. Agente a terra. Mi sparano! Arriviamo. Oh, gli Vanno sparano! silenziate. Andiamo, Via, via, andiamo. via, andiamo, Convergiamo andiamo. anche noi. Ehi, Adamuno si sta recando sul posto. Strange 18. Mi sono nascosto, ma non ho idea da dove venissero i colpi e nulla. Aggiornate l'ultimo C20. Dove, Vanilla? L'ultimo L'ultima C20. posizione, Ciao, 10-20. ciao Luca. Di fronte all'armeria. Madonna, ma sento la radio, oddio. No, devi riavviare. Porca puttana. Cioè, devi riavviare, diciamo, la radio. Avanti. Tengo in garage. Mi sa che si sta facendo il giro da dietro. Mando 10-20 che non sono concentrato. Massima attenzione. Da dove sono arrivati i colpi? Da Hanno messo a terra il dove soggetto sono arrivati i colpi? Stanno si fida la mignotta. dall'armeria. Ok. Controlla sta moto che continua a La girare. moto è molto sospetta. La moto è Macchina sospetta, ci inseguiva durante il 1080. bianca. Una Fiat bianca qui dietro. Ciao Luca, come va? Tutto bene? Chiamate la zona intersetta. Fate un Oggetto bianca perimetro. direzione 116. Sì, quindi facciamo un perimetro a piedi un po'. Ok. Dietro, dietro. Civico 116. Agenti a terra. Dove state? Tango down. Era uno solo? Uno a terra. Non penso. Lì, sta lì tu davanti agli agenti a terra. Qualcuno stia lì dagli agenti. Copriti e manda la zona interdetta. Ok, probabilmente sì, la moto era con loro perché. Sparano.
Dove? Dove? Izuna? No, io sparano, Da me. E dove sei? Da te, da te, da te. Dove sei il ferito? Ok. Seta d'argento, grazie per il follow. Io c'ho una targa qui in argento. Da dove, Izuna? Fermati! Mani in alto! 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 È qui! Mani in alto! Mani in alto! Arrestalo. Ok, l'abbiamo messo sotto custodia. Ciao, benvenuto in live. Grazie per il follow. Bravo, smettilo. Molto, molto persone che si muovono. Qualcun altro? Molto persone. Mandate la zona interdetta. Mando io, aspettate. Camaccio. Smith, convergiamo anche noi? Sì, sì, convergete, convergete, convergete. Abbiamo due o tre agenti a terra, convergete. Tutto bene, Luca, tutto bene. Certo, lì dell'argento. Dove avete messo i tango, spostateli e portateli qua, dove sono gli altri agenti a terra, intanto. Intanto che bonifichiamo la zona. 10-4. Mo, chiunque passa si ferma, signori, li fate scendere e li arrestate per intralcio alla giustizia. Visto solo questo, ho fatto la foto. Siamo davanti all'armeria. Io ho fatto il giro da dietro, l'ho beccato lì che parlava in radio. Comunque, signori, il signore che ho fermato io parlava in radio, quindi aveva chiamato sicuramente con qualche altra persona, l'ha parlato. L'ho fermato che parlava in radio, gli ho detto alza le mani, e ha alzato le mani, per fortuna si è reso. Serve una volante che faccia la ronda. Sì, adesso vado io a fare un giro intorno. Oh, mamma mia. Azione già di prima mattina. C'è un signore che ci sta facendo le foto. Signori, fermatelo. Vabbè, lo fermo io, va. Su. Via dal cellulare. Via. Non ho fatto niente. Via dal cellulare. Grazie. Vada via. Posso avere il suo documento, per favore? Stavo aspettando l'armeria per prima. Posso avere il suo documento, cortesemente? Sì, certo. Quello che abbiamo arrestato lo faccio entrare nella pina. Sì, mettetelo in una pattuglia, mettetelo. Stavo aspettando. Posso avere un suo documento, per favore? Sì, certo. Cioè, le pare modo di venire in una zona interdetta a fare foto? Ma Noah Thompson. Bene. Bene, allora se ne va dentro l'armeria o se ne va via, perché questa qui è una zona interdetta, quindi per favore la invito ad andarsene, perché se altrimenti la restiamo per intralcio. Soggetto l'ho mandato via. Come procediamo, signori? Un attimo, facciamo una bonifica per rimettere in zona e se poi è tutto pulito chiamiamo lì 79 e andiamo. Chi spara? Ero io per sbaglio. Sargento, la sequestriamo. Salvo Metano dal 18, fatto un check dell'argento, Vlad e Kirillov della targa. Non so se è uno dei tizi a terra. Vlad Kirillov. Verifichiamo. Apriamo la riunione centrale. Posto, via una. No, no, vai con quella, vai con quella. Fate quella live. No, no, vai con quella, vai con quella. Zona libera, signori, che penso che possiamo andare. No, non hanno nessuno detto nulla. Continuiamo a far perimetro intanto. Controllate dentro queste case di Forum Drive, che sono un buco comodissimo da nascondersi. Dentro al 117, che sono stati sei appartamenti.
uno degli appartamenti. Bravo. Via un altro anche oggi. Sembra pulito, ho fatto tutto il giro. Tutto pulito, signori. Ancora 2 minuti. Ok. Ancora facevate ancora l'ultimo giro di perimetro e poi assicuriamoci che sia pulito. Sì, affermativo, chiamiamo 1079, raggruppiamo tutti i corpi. Mettiamo io. Mm? Dov'è sta l'altro soggetto a terra? 105. Dov'è? Se ne manca un soggetto a terra? Manca uno. Dov'è quello che avete atterrato qua dietro? L'avevamo portato qui e... la gente lì, lui, come si chiama la gente qua? È arrestato. No. Com'è il suo nome? No, quell'altro. No, l'altro recluta. L'avevamo... Calminati. Dove è finito l'altro che era a terra? Adesso lo vediamo subito. Ok. Ma quello che è... Cos'ho? Quella macchina è ancora in macchina, ok. Spostate la macchina dentro, va? Quanti sono i leggenti a terra? Sono solo 2 leggenti a terra? Ok, stanno arrivando i medici. Ma no, ci può. Vabbè, alla mattina. Fantastico, di prima mattina. Bene. Ragazzi, io nemmeno contratto qua, io entro. Vabbè. Allora signori, finiamo questa e poi andiamo lì. Io adesso mi occupo io di scriverglielo, ok? Quindi finiamo qua. Momento in cui tutti i soggetti sono in piedi e arrestati e sono in centrale, possiamo iniziare ad andare. Finché non siamo tutti in centrale, non si va. Mette, io giuro su Dio che qua nemmeno contratto, io comincio a sparare. Qua entro, comincio a sparare. Nemmeno contratto. Adesso c'è un ostaggio. Il signore che ha fatto puff, c'ho... so chi è comunque. Nel caso in cui non torni, ci abbiamo nominativo. Smettilo, non devi dire troppe parole, zitto, si fa, zitto. No, Izuna, ma sei pazzo, un attimo, deve prendere tempo di sistemarci. Sì, però non di, zitto, andiamo. Va bene. Grazie, dottore. Guarda, dannazione, guarda. Bravo, dottore, capelli. C'è capelli verdi, questo dottore qui. C'è capelli verdi. Netto, ma sei tu? Dottore, portatemi la bambina. La bambina, chiamate la bambina di questo. C'è una bambina, ma. Bambina? La chiamo io la bambina, vieni qua. Collega, dottore, potete alzare, però quello lì. Spostatelo. Stiamo aspettando, toglietegli le manette. Toglietegli le manette. Vado con loro. No, toglietegli le manette. Toglietegli le manette, se no non riesce. Dottore, un attimo che non togliere le manette, che sennò non riesce proprio a fare nulla. Perfetto. Non è vero.
Non è vero. Vedi, dottore? Uno lì, vedete? C'è uno lì. Lo vede? Ma... Sì, sì, posto, posto. Non ho sparato, che il signore di solito. No, Izuna, se lo vedi in altro, aiutalo, tiralo su in piedi. Izuna, ne vedi in altro in piedi per, in a terra, vedi in alto a terra tu? No, questo e quello e basta, sono qua. E questo che mi ha sparato. Nell'altro io scopri chi è, dove è finito. Non sappiamo dov'è. È sparito, era qua. Altro sparito, abbiamo il nome, tranquillo. Sì, sì, ok. Non mi puntate, che ho fatto di male. Come ha fatto a vederci se era giusto? Hai fatto un criminale. Fatto. Sparato. Ma io non ho fatto niente. Ci ha tirato le spalle, c'ha il terzo occhio dietro. C'ha visto a tutti. È quello dell'occhio si chiama. E poi c'è la signorina che mi sta puntando. No, ma... Ma poi chi vuoi? Ma questo si vede con trapper. Cioè, ma un atomo con un posto non c'è, quindi. Parlando del cuore. Stiamo impegnati in un'operazione. Tanto. Vai tu. Tanto. Ma non mi ricordo niente. Manca a me mi viene in mente. Vabbè, comunque non perdiamo tempo. Manettiamo la situazione criminale e portiamoci. C'è un 1099 in corso. Esatto. Esatto, quindi portiamoli in centrale e poi andiamo lì. Grazie, arrivederci. È successo? Vedete le manette. Che è successo? Dove sta l'azione? Sta andando. Che è successo? Perché chi si sta allontanando, signori? Un attimo. Dai, il Petro, no, ve un attimo, arrestare queste persone. Petro, dai. I primi che hanno fatto questo arresto, signori, chi sono? Cioè, i primi che erano sul posto? Atom 4. Cornetto, quindi è? Io e Madonna. Ok, vi occupate voi dell'arresto di questi due di questi tre soggetti, ricevuto? Ah, fermo! Mi chiami un'altra volta così ti faccio sospendere. Mi chiamo così con le maniere cattive allora. A posto? Siamo fatto? No, cioè sì, tanto l'altro che torna è già in piedi. Vabbè, ok, sta. Che è successo? Ah, ce la apri la porta, esatto, grazie. Ok, ecco qua lei. Non ricordo più niente. Dell'altro già lacciata? L'altra è già lacciata? Scusi, l'altra l'ha già lacciata la cintura, lei? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. L'ha lacciata la signorina. Perfetto. Ancora un attimo, signore, la pattuglia resti qui che sta arrivando l'ultimo soggetto. Devi aspettare un altro? Sì, sì, sta arrivando anche l'altro. Ok. E intanto gli altri agenti che si sono allontanati possono iniziare a prepararsi con carabine, caschi, SUV e veicoli vari per andare verso la mesa, signori. Ma chi interviene? Agenti disponibili, non è che siamo tanti. Mettetevi tutti in TAC 1, quelli che sono disponibili, vediamo quanti siete e poi massimo se ne aggiungono altri. 10-4. 10-4. Ok, siete troppi già, siete già troppi, quindi qualcuno si deve staccare. Un volontario si stacca. Uno solo si deve staccare. Perfetto, siete in 6, carabina, caschi, partite per la mezza, signori. Contratta al più alto in grado, o cioè, dirige l'azione al più alto in grado. E dove va? Oh, dove è nata l'ultima pattuglia? Oh. Io sono in TAC 1. A sto punto no, perché tu c'è bisogno di un'altra pattuglia qui. Raggio 7, andiamo. Mi stringe, io sarei, dove vado? Come vado in centrale? A piedi? Sali. C'è un'altra da arrestare, non lo vedi? Zona, dove si trova? Passo. Il più alto in grado dirige l'azione e chi sceglie lui chi contratta o meno. Radio numero 6, signori. Aspetta, mettiamolo qua. Mettilo là, lì, signore. Lo metto nell'altro lavoro. Lì. Signore, là. C'è la porta aperta, vada pure. Prego. A posto. Allacciamo la cintura. Perfetto. Portalo in centrale. Vabbè. Andiamo. Successo? Ma te lo spiego io. Arriviamo in centrale. Tempo anche di guardare la GoPro. Aiuto.
Niente, però l'ho lasciato di sotto nella macchina. Ecco, spero non incostruito, altrimenti ti prendi un bel richiamo. Cosa? Ok, perfetto. Facciamo le cinture, perfetto. Ok. Okay. A posto, lasciate le porte aperte, perfetto, sì, vai. Ok. Oh, 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 ok. Oppla, via. Che è successo? Se te lo spieghiamo su, basta chiederlo. Intanto avete compreso i vostri diritti, signori? Sì, sì. Perfetto. Ok, su, entrata al terzo piano. Sta lì dietro, sta lì dietro, sta lì dietro. Perfetto, vado al prossimo, su al terzo piano. Smith, aspettami, ma avevano i silenziatori, come li gestisco? Ma al terzo piano, su, su, su. Ce li avranno addosso, quindi verranno. Comunque hanno sparato la polizia, è un po' il problema questa cosa qua. Ok, non è aggravante il fatto di che... È ovvio, ovvio che è aggravante, però adesso vediamo su in cella. Okay. Tu devi andare alla mezza? Ormai no. Quindi non sei nella cella, non sei in tacco, ok. Allora, qui in cella 1. Perfetto, allora facciamo subito, lo perquisisco. Faccio io la ruota, perquisizione. Ok. Abbiamo un po' di armi, vedo addosso qua, un po' di armi, silenziatore, mamma mia. Allora, via, iniziamo a togliere tutte le armi al signore. Un silenziatore. Munizioni estese addirittura. Abbiamo le munizioni. Ma quanti cellulari ha? Ma quante radio anche? Ma scusi, ma il boombox dove se l'ha messo? Scusi, 5 radio. Il boombox dove se l'ha messo? Il boombox l'avevo lasciato in macchina in realtà. Però vabbè. Ma in macchina, cioè, non penso. Ecco, ce l'ha addosso. Un boombox addosso, due camere. Ma dove le mette queste cose, signore? L'ho lasciato nel. Vabbè, poi c'è un vibratore addosso. Vabbè, questi sono fare i suoi divertimenti. No, no. Sono le stelle per pigliare appesi là delle persone. Ma il socio, vabbè. Vabbè, e sì. Collega. Ce li hai documenti? Documenti, controlli pure lei. Le faccio tutto lei. Controlli se le do tutta la roba che ha fatto. Anzi, sì, poi le mando la foto. Sono nella merda. Nella grande merda. Ma non per questo. Perché? Perché ho già 4 gradi A. Ah, sono fatti i suoi, mo, perché mi sa che finisce il processo. Vabbè. Ma lo dovrei mettere io nella fedina, se lo devo mandare o meno. Sì, sì, adesso ti aiuto. Allora, tanto la perquisizione te l'ho fatta, la foto te la mando, vedi tu stesso cosa c'è addosso. Collaborativo, sicuro. Comunque, tu sei? Tu sei agente? Adesso li faccio i documenti. Agente, tu sei? Sono Malone. Ok. Potresti smanettarmi, dato che non sono armato? Così sono malissimo, quindi no. Ai, orca puttana. Scusate. Bugno che mi ha tirato. Oppla, niente. Detto così un po' suona un po' male, però adesso togliamo le manette, non si preoccupi. Prego, mette il ditino. Ok, con le manette. Ah, è vero, è vero, vabbè. Colgo. Ti ho mandato la foto della protezione, guarda tu cosa c'è addosso. Vediamo se sei capace di essere agente, ok? No, l'ultima l'ho già fatta, quella della gioielliera, il problema. Perfetto, è no, no, allora tu vedi, allora, se ha, ci ha 4 reati di classe A e questo qui è il quinto, puoi scegliere di mandarlo a processo oppure no, a seconda delle tue decisioni, quindi se vedi che è collaborativo o meno puoi anche non mandarlo. Adam 1, convergete. Se... 24. Se invece non è collaborativo per nessun modo, quindi non ti aiuta, non ti dice dove ha preso certe armi, o ti dice cazzate, tipo tolta per terra dalle persone mascherate, sì. lo batti in carcere, cioè lo mandi in tribunale, appunto, cioè lo mandi in processo. Prego, metti a dito. Quindi occupati di vedere anche la sua prescrizione, mi raccomando, guarda cosa c'è addosso. Poi di qua che abbiamo? Buongiorno. Che abbiamo qua? Il ragazzo arrestato nel civico 127. Ok, un altro che ha sparato. Comunque, signore, era quello che si è reso? Ah, sì. Oh, che bravo.
C'è un nostro ragazzo in cella 6 che... in cella 5 che è da solo. Vabbè, sarà solo. Comunque... ci spostiamo in frequenza 6. Frequenza 7 forse, perché ne sta che la 6 a mezza. Allora... no, no, frequenza 6 è libera. Ok, perfetto. Allora... lei si è reso arreso, giusto? Falli gli SR, per favore, vedi se risulta positivo, perché si è sparato anche no, lui. No, è proprio lui che ha sparato. Ah, ha sparato, sì, perfetto. Sì, ok, lui si chiama... Via Sapastana, suona. Ripeta? Savastano nome? Mattia Savastano, okay. Giusto? Sì, 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 sì. Perfetto. Togliamo sul database. Ok, vediamo un po'. Mattia Savastano. Sì. Allora, nato il 33-2000, giusto? Sì. Multe non pagate, non ha porta d'armi ovviamente. Fettina penale pulita. Quindi lei, primo reato che compie questo, signore? Quanto sì, me ne pento. Te ne pente? Fa bene, fa sì. Bene, pentirsene. Va bene, fa bene. Beh, che dire. Lei non so se ha... non so se ha compreso quello che ha fatto. Cioè, lei ha sparato contro agenti di polizia e stava con un silenziatore addosso. Vero. Che pensavate di fare, signori? Contro un dipartimento di polizia intero, a mettervi a sparare in mezzo alla strada? Avevo così tanta adrenalina che... Così tanta adrenalina per salvare il suo amico che era fermato? E perché tanta adrenalina per salvare il vostro amico? Ma... infatti, è proprio questo che mi chiedo. Cioè, per rischiare la propria vita... rischiare la propria vita per andare a salvare un amico che, boh, sta lì arrestato, che ha compiuto un reato. Ricordo boh. Che sì, siamo agenti di polizia addestrati, ma un colpo sbagliato e voi... Ciao. Finiamo male. Chi si è visto, si è visto. Già. Vabbè, collega, veda di arrestarlo per tentato omicidio, o se aveva silenziatore addosso anche possesso di arma illegale e sì, se porto d'armi... Faccio... tutti i reati che ha e lo mandi in carcere, fai la multa e via. Ok? Vado a vedere l'altro io. Spazio, porta 5, che entro io. Perfetto, buongiorno. Lei è quello fermato, quello... sì, non si riocupi, sono qua. Lei è quello fermato, giusto? Quello intelligente sì. Che ha chiamato l'aiuto, giusto? No, io non ho chiamato. Va bene, la perquisisco, si volti. Certo. Vediamo un po' cosa addosso, non doveva salvarla. Una pistola calibro 50. Marijuana, che è questa? Sì, Fa uso di marijuana? Sì. Guarda che è al limite del legale, Cioè, è al limite del reato, anzi, perché è già illegale averne una, le bustine. Vabbè, dirà se questo, se 5 bustine qua. Ok, me ne lascio uno dopo. Ma lei è pazzo? Sì, un po'. No, un attimo che devo... Sono indipendente, cioè nel senso... Devo dargliela un attimo che devo fare la foto della prevenzione. Ok. Vabbè, riprendo. Poi, munizioni di pistola. Una rama... A me non lei c'era una di raggio, c'era un suo amico che ne aveva 5. Madonna, ha 6 telefoni, quell'altro lei ne ha uno. Almeno dai, almeno anche lei c'ha un telefono. Una pistola... la radio non posso toglierla perché non ce ne ho abbastanza posto in tasca. Quanti soldi, signore? Mamma mia. Lei gira con tanti soldi in tasca? Sì. Perché li ho appena fatti con le mucche. Con cosa? Con le mucche. Con le mucche? Sì, con il latte. Ah, le mucche? Lei le chiama mucche? Non mucche. Mucche. Mucche o mucche? Mucche. Vabbè. Arriva. Signore, lei ha sparato? No. Ma poverino, l'hanno atterrata i suoi amici, l'hanno atterrata, mi dispiace. Sì, perché siamo scarsi. Venuti a salvarla e alla fine l'hanno atterrata. Sono scarsi, non diglielo, bro. Va bene. Vabbè, e mo lascio fare alla gente tutta la questione. Io. Quindi io ho chiarato, prendo.
Resistenza pubblica ufficiale. Perché resistenza? Perché ha chiamato i suoi amici per farsi sparare contro da loro, oltretutto. Okay, vabbè, sì. Poi se non ha una, se non ha un porto d'armi, resistenza pubblica ufficiale, possesso di arma illegale senza porto d'armi. Ce l'ha? Ce l'ha? Mm-mm. Oddio. Non sono, cioè io non sono alla fedina pulita. Però lo sai, vero, che però qua è un po' al rischio del legale, vero, quello che ha fatto? Ma io non lo so. Perché... Niente. Ed è per questo che ho detto che è al limite del legale. Perché lei non ha fatto nulla. Lei soggetto singolarmente non ha fatto nulla. Però i suoi amici hanno fatto per lei, capisce? No. Quindi qua c'è il rischio proprio che le venga tolto il porto d'armi, come c'è il rischio che lei rischi anche il reato, come c'è il rischio anche che lei rischi il tentato omicidio, perché lei in qualche modo ha collaborato facendo il complice con i suoi amici a chiamarli a far sparare contro la polizia. Io non li ho chiamati, mi hanno visto, ho detto oh, stanno arrestando. Mi sussurri intanto quando parla qui, se no qua i numeri sono sottili. E poi niente. Vabbè, sono arrivati. Mi scusi? Mi sa dire perché si sente a sparare contro la polizia suo amico, per salvare il suo amico? Te l'ho appena chiesto. Hanno detto il signore che praticamente il suo amico ha detto di aiutarlo assolutamente perché la polizia doveva arrestarlo. Ah, bene, bene, perfetto, perfetto, grazie. Mi serviva assolutamente questa cosa, mi serviva. Ma che bravo che sei, pure a prendere per il culo riesci. Perché? Senti, allora, a me non mi prendi per il culo. No, ma forse, ma perché? Cosa ha ottimo detto? Lavoro. Che ha detto? 18. Che ha detto? Signore, allora, io farò finta così, adesso ti ripongo la domanda. Sì. Perché i tuoi amici sono venuti? Ma aspetta, ma forse perché sono andato a terra, no? E quindi c'ho la memoria un po'... come si dice? Confusa, sono confuso. Mm? Ma lui che ha detto? No, tu. Mimmi. Tu che mi dici? Se mi ricordo. Vedi di ricordarti, va che. Che è meglio per te. Aspetta, io sono andato là. Con la moto. E non con la macchina, in realtà. Ah, sì, sono stato io. Quindi è stato lei a far cosa? Li ho chiamati? Mm-hmm. Ne è proprio sicuro? Sì, ne sono sicuro, penso. Sicuro? Da quello che mi ricordo. Sicuro? Se mi ricordo bene, sì. Ah, però ora cambi versione. Eh no, ma perché io sono confuso, sono andato a terra. Non mi ricordo molto bene manco quello che è successo. Va bene. Quindi ti prendi anche complicità in tutti questi reati. Ma perché? No, ma io non ho fatto niente, ma non vale. Perché? Se l'hanno sparato, mi sono anche atterrato. Non urlare. Ah boh, arrestalo pure intanto, sì, vai. Se no stanno un po' troppo qua, quindi poi si lamentano. Hai visto la sua perquisizione? Sì, ce l'ho io. Perfetto. Ti do un telefono senza batterie. Qua fatto? Sì. Fatto tutto, posto? Sì. La perquisizione l'hai vista tutta? Sì, diciamo che mi vorrà aiutare per quel caso del ragazzo di ieri sulla BF400. Lui? Sì, mi ha già detto qualcosa e... Ottimo. No, fai l'intelligentone, bravo, collabora con la polizia. Non l'hai chiesto qua, oh. Ma l'hai chiesto, scusi? Bravo, collabora con la polizia, così poi migliori la tua situazione, migliori. Sì, aspetta. Quindi decidi di non mandarlo a processo? No. Ha 5 reati di classe A ancora, quindi? Con questo? Direi che dopo...
Senti, bello, hai qui. Ricordati di non fare reati gravi, eh? Ricordati di non fare dei reati gravi, che altrimenti il processo lo vedi molto, molto sempre più vicino, eh? Sarà un po' complicato, però. Bene, bene. Vabbè, mandalo in carcere, va, sennò poi stanno qui troppo. Prendi un contatto telefonico, se vuoi sentirlo, se vuole collaborare ancora, è tutto. Aspetta, 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 oh, poi sono tipo qua da 15 minuti, potresti fare un po' di merda. Basta tornare. Allora, qui negoziamo noi, non lei. Vabbè, dai, vieni. Un Qui ci ha sparato contro, ricordati, eh. sì, sono 5 per il minimo. Smanetta, per favore. Mio ma che è? Oh, wait, cornetto, vieni di là, vieni c'è la 5 che ti occupi tu dell'altro. Ma quanti erano? Due soggetti. Ah, oh, comodo. Ma avevo pedito di lui, Poi, perquisisce comunque, mi ha tutto. dato una bella Ti mando la base. perquisizione, ti mando, eh. Vai, vai, io finisco un attimo la Sì, no, ma recensione. fai questo anche tu. Jack, Allora, ci giri. in cella 4, Non ha chi è più che sta soggetto. arrestando i criminali? Te l'ho mandata. Giù, cella 4 è vuota. Alla Ah, no, radio. c'è uno. No, i Chi ha sigari, fatto? no. No, la collana, no, Gli no, no. agenti Per della favore, rapina, dove sono andati? dimmelo, no. Silenzio. Non me la puoi ridare dopo. Non lo so, io stavo facendo quelli Non di puoi prima. ridare. Ti ho mandato la prescrizione completa di quello che aveva addosso, ok? Perché io alcune cose le ho già tolte. Collega, Ma tu, perché mi sta dato che tu sei prendendo bravo, fai tutto? tutte e due, va bene? Non si preoccupi. Pausa pranzo. Poi vado a prendere. Sì, dobbiamo togliergli Dai, tutto perché collega, dobbiamo ti sei analizzare prenotato allora. tutto, controllare Ok, tutto, vabbè, quindi. dopo posso venire Va bene a o no? riprenderlo. Poi No, dopo, non al mi do massimo, l'intenzione. se vuoi riprendere le cose, se le riprende. Ok. La colorazione. Me la posso prendere? Dopo torna e si prendi tutto. Ah, ok. Anche la pistola. Contaci con la pistola. Allora, lui. Un attimo solo, collega. Allora, lui. Per fare Sì, ok. multe e tutto. Lui non ha sparato, dice. Ok? E in effetti non ha sparato. Perché Non ho quello che è stato. sparato. È perché è stato atterrato dai suoi amici quando lui ha Sì, ma chiamato stanno arrestando. supporto. Quindi lui ha chiamato supporto dei suoi amici, no? Dicendogli che era in pericolo perché la polizia lo stava arrestando, poverino. E allora. A chiamare i suoi amici sono venuti a sparare. E qua, però, mi ha messo già un dubbio. E qui mi sa che di parte là, uno, la resistenza, sicuramente resistenza pubblica ufficiale, perché ha fatto resistenza. Però, mi sa che si becca anche complicità di intentato omicidio, perché i suoi amici sono venuti qua a salvarlo, a sparare contro la Beh, polizia. se ci sono detto dagli altri che lui insomma ha chiamato il radio per Lo farsi ha confermato sapere anche che lui, l'ha c'era un confermato tentato. poco L'ha fa. confermato anche Sì. lui. È palesemente complicità a un tentato omicidio di pubblico ufficiale. Cioè, è palese. E qui Ma mi si può sì, sapere che cazzo fate voi? Cioè, sparate la polizia? perché sono un po' stupido. I miei amici. No, no, sei Che tu stupido problema? che hai chiamato la polizia, chiamato i tuoi amici, signore, caro mio. No, ma Come ti chiami, innanzitutto? io ho Giulio Bianchi. Ah, ok, è vero, Giulio Bianchi. Tra i documenti. Inizia, Martin Bene. 17, ti vorrei dire Senti, una qualche cosa agente prima, pubblico un attimo. competente, Arrivo per subito, un favore. attimo. Silenzio. Comunque, perché voi che stanno facendo una rapina sono investiti Giulio Bianchi? Io Sì. Giulio, caro Giulio, vediamo un po'. Togli Hai quanto? un po'. Minchia, hai un po' di multe da pagare. Un po'? Sì, ma perché E mo' qua l'accusa è scatta stata raddoppio di 150, quindi fai 300 dollari di multa, fatta. poi c'è 300 dollari di multa ancora, 200. Vabbè, fammi un conto che gli faccio. No, no, devi farle separate perché sennò se le fai troppo alte, poi dopo non riesci più a pagarle, magari. Ah, ok. So, sì. Siete Fra? due Fra chi? Oh, ma chi sono? Ma Tuo chi fratello? sono? Sono abituato a chiamare i miei fra, capito? Ok, quindi quante multe da 300 Ah, te lo dollari dico c'ho? subito un attimo. Allora, lui. Come? Ma perché no? Fra, c'ho. Sì. Vai, Fra, basta. Bianchi, zitto. Allora, ok. Allora, mi fai una a 300. Poi, un'altra a 300. Inviata. Una a 200. Inviata. Una a 200. Inviata. E poi basta. Gli altri sono tutti al limite del giorno, proprio. Quindi, e poi a tutte le altre devi Ma pagarle. le multe entro quanto le devo Entro pagare? 7 7 giorni. giorni. Beh, vado a prendere i suoi documenti. Perché
perché fanno più effetto se le facciamo separate, tutte separate. Ah, minchia, ma da quando c'è questo? Vabbè, non c'ho più soldi. Vuoi sapere quanti soldi ho in banca? C'ho 1270 dollari. Bravissimo, bravissimo. Vai a fare un po' di, vai fare un po' di lette delle mucchie e poi dopo... Oggi mi paga. Numero? E si è bianchi lui. Sì, numero fortunato. 1189. Ecco, era molto, io l'ho fatto. Un attimo, gli passo il documento. Dimmi dove l'hai messo. Che Smith, posso andare in 17? Vai, vai, vai in città o fuori città? No, fuori città. Fuori allora, città. Devi dirmi una cosa, devi dirmi. Ah, sì. Vieni, vieni. Qua, scegli tu se togli il porto d'armi o no al signorino, ok? Ciao. Ciao. Sicuramente l'arma non te la ridiamo indietro. Dimmi. Sì, comunque quel ragazzo mi ha dato una buona pista per indagare, dato che non so se te l'ho detto, volevo fare l'investigativo, sì. Ci metto già da qui a fare qualcosa, ecco. E sì, potevo. Sì. Hai fatto ottimo lavoro. Ok. Se ti collabora e ti aiuta, ottimo lavoro. Ricordati comunque che tu puoi sempre usare la moneta del di mandarlo a processo, quindi se lui non te lo vota bene, puoi sempre dire, allora ti mando a processo, ricordati. Okay. Quindi... Da fai forza e vedrai che riuscirai a tirare lì fuori roba. Mm? Perfetto, grazie. Ah, buon, buon lavoro, buona giornata. Grazie. Ah, 10 minuti torno. Sì. Ma non 17. Con il spogliere pattuglia. Oh mio Dio, la voce sistema. Sì, sembra un robot, oh. Robocop, è arrivato. Ma aspetta un attimo, va. Aspetta un attimo. Voglio passare. Speri, a posto adesso, come sentite? Perfetto. Oh, Bianchi! Sì, a posto, allora. Bianchi! Sì. Mi smetti di prendermi per il culo? Non hai neanche il porto d'armi. No. Ah, giusto, me l'hanno dovuto. Ah, giusto. Ah. Vabbè, vai, guardalo, guarda, dagli tutto quello massimo che puoi dargli, perché mi ha preso per il culo due volte. Benissimo, vai. Benissimo. Hopla. Prego, prego, venite dentro se avete bisogno del desk. Dai, fai il porto d'armi alle persone se devono fare il porto d'armi. Fai tutto, fai tutto. Non lo sai fare? Allora vai sulla database, vai in sezione documenti, aggiungi documenti, scrivi rilascio porto d'armi, 3.000 dollari la prima e 1.500 rinnovo. Se rinnovo scrivi sempre in documenti, aggiungi documenti, rinnovo porto d'armi, dura un mese, ok? E devi avere il certificato medico, il certificato balistico come licenza, gli dai anche il cartaceo che si fa sempre con Formula 6, civile, lascia porto d'armi. Una volta che hai rilasciato il cartaceo, quello sulla database lo fai con documenti, come te l'ho detto, un mese durata. 3.000 e la prima volta 1.500 rinnovo e deve avere la fedina penale pulita se lo fa la prima volta. No, no. Che ci fai quest'ora tu? Smith. Venga al desk.
I capelli blu, wow. No, perché non sono tornati blu? No, perché non erano per me. Aspetta un attimo, guarda, guarda qua, guarda qua. Guarda. Ho trovato la marijuana. Ho trovato la marijuana. Ah. Scusi, allora. Ti piaccio? Lei deve fare. L'ho fatto oggi. Oddio, ti devo la testa lunga. Sono una giraffa. Me la faccio, okay. Ti mostri il certificato medico. Mi porti al Bahamas, al tequila, volevo dire. Perché il tequila? Perché l'ho lasciato lì una macchina. No, e no. Secondo te è ancora lì? Comprata adesso. Collega, no, al garage l'hai preso. Cosa base, giusto? Mi sempre scrivere rinnovo porto d'armi durata di un mese. Sempre se la fedina penale pulita, ovviamente, cioè sempre se c'era il porto d'armi non è mai stato revocato. I $1,500. Signore. Tanto mi può mostrare un documento. No. Aspetta che sono ancora sotto effetto. Un imborghese non autorizzato. Non è vero, ero fuori servizio. Hopla! Salga! Ti faccio vedere cosa ho comprato. Ti ho speso 3K. No, 300K, che figo. Ma l'hai comprata all'usato o a... No. E che cazzo hai comprato? Ti faccio vedere. Sì, anche perché non mi ricordo il nome. Io ho preso, allora, io ho fatto un po' di acquisti ultimamente. Mi sono preso un contender all'usate. Un contender nero, esatto. Full kit, però non rinforzato. Poi dopo un argento nuova. Devo ancora full kittarla. Un baller nuovo, ancora da full kittare. Poi dopo ho già una striter nera, full kit completo. Che ho pagato tipo 250.000, ho pagato. Dire di Dio, l'ho pagata quella macchina. Però tutto full kit la uso per le cose borghesi, proprio le stonks. Perché puoi andare fuori, si può andare fuori strada anche. Check! Check! C'è una cosa terribile. Cosa? Ci siamo risvegliati. Devo white and blue modificare oppure aggiungere un'altra? Dove vi siete svegliati? All'incontro, eravamo alla rapina. Vabbè, elimino il precedente. Bella. Non è male. Garello? Ma che Garello, ciao. Cioè, che è successo? Scusate, vi siete svegliati dove? Eravamo ad Amuno, siamo andati alla rapina. Con l'altro 3-3-3. E non avete riuscito a sventarla? Niente, niente, dici tre, lascia stare. White, devo cancellare il precedente posto d'armi e rifarne un altro. Negativo, devi sempre aggiungerne nuovi. Ah, ok. Oddio, non urlare. Ada 4, 10, 8. Guarda che gira lì. Va bene, adesso vuoi. Buongiorno. 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 Tutto bene? Tutto bene, sì. Hai pranzato? No. No, ancora no? No, per me si pranza intorno alle 3 circa. E dove eri andata ora? Ero andato un attimo fuori a comprare il pane, sono andato. A comprare il pane, capito. Sto facendo 10 minuti di 17, che Rossi tra poco esce di città. Hai capito. Vabbè, vai, volete uscire un po' fuori servizio, voi due? Beh, io vabbè, lui è appena arrivato. Vabbè, tu entri al lavoro ora, quindi a posto. E tu invece vuoi andare un po' con Rossi fuori? Sì, ma poi 10 minuti un quarto. Mi sa che gli hanno appena sparato a Rossi perché era negozietto. Sì, me l'ha detto. Vabbè, vabbè, si capita. Comunque, eccola, 17. Ha appena andato. Vabbè, ci vediamo. Ci vediamo un po', sì. È più tardi, allora. A posto, ciao. Ciao, Simone. Ciao, bravo. Ragazzi, sono Smith. Comunque, sì, mamma mia.
A meno che tu non sia un medico, devi mettere polizia. Sei un medico. Mamma mia. Che stress. Guadagni 400. Comunque ho fatto un rapporto negativo a un agente io. Due agenti di polizia, due agenti di polizia. Ti faccio leggere il rapporto, guarda. Faccio leggere il rapporto. Ma puoi farne anche positivi per caso? Sì, certo, però solo se puoi fare una cosa sensazionale. Guarda, non faccio un cazzo. Intanto adesso Morol ti ripromuove. Mm? Tanto ti promuove, Morol. Un attimo, mentre il moto lo mando, un attimo, Non ho capito cosa hai detto prima. Che Morol ti promuoverà sicuramente ultimamente, tra poco. Ah? Sì, te l'ha detto anche lui, te l'ha detto anche lui. Fatti notare, oh, no. Fatti notare, ti avrà detto, tipo Martinez gli fa, fatti notare Martinez. Io però non ci ho mai parlato. Allora, chiamata. Che cosa l'ultima chiamata? Fatti vedere. E andate verso il papavero, andate verso l'autostrada, salite a nord, signori, vedete un po'. Smith, appena hai un po' di tempo libero, ti aspetto in centrale. Un attimo, Ma fammi vedere, cioè, a parte che la gente non posso fare niente. Perché sono comunque sottomesso da te. Cerco un Adam. Sono sotto da te, che in che senso? Come? Cos'è che hai detto? Pinza. Sento solo la fine della frase. Cos'è che hai detto? Che da gente non si può farsi notare. Cioè sì, si può farsi notare, ma comunque si è sottomessi al volere dei superiori. Io ma ti no, sottometto. Fatto buff. No! Salve, 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 salve. La croce! Ti esperto la croce dei C8. Rossi? Sei ancora in radio? Sono e togliti dall'Adam 1. Ok. Adam 2 a 3 km sul posto, passo. Izuna, che sei in pattuglia? Izuna? Con chi sei in pattuglia, Izuna? Carminati. Ok, mettiti sull'applicativo con Carminati, Izuna. Mm-hmm. Qualcuno disponibile per venire in pattuglia con me? L'ho trovato, l'ho trovato. Ehi tu, fermo, ehi! Oh, fermo, ehi, ehi! Vieni in pattuglia. Vieni in pattuglia. Smith, andiamo in pattuglia. Ci sta già la recuta, vai con la recuta, io sto già con un'altra gente. 400 metri. Signori, io 100 metri, Smith, volevo venire con... perché già con la recuta già ho fatto rapporto. No, no, vai con la recuta. Prendo io la recuta, prendo io. Guidai, guidai. Vai, vai, vai. Vediamo un numero particolare, passo. Sì, sì. Sì, state in zona, signori. Vado. Signori, c'è in zona che sta parlando con no, tipo lo stadio. No, no, tu vai con vai con l'altro agente. Ci sono due agenti dentro ancora, Cujo. Non ho capito perché. Ci sono due agenti ancora dentro la centrale. Cerca tipo con Cujo. 15, 5 è l'ultima. 15, 5 è l'ultima comunicazione. 18. Ma sto qua non mi sta più chiamando. Ci hanno rapiti qua, ma non mi dà più la comunicazione, non mi scrive più, non mi risponde. Carminati, ripetete la vostra posizione. Verso Adamo, papavero. Andiamo verso papavero. Quasi vicino. Ok, ho parlato con soggetto, sto scappando a piedi, i criminali stanno rincorrendo, ha detto. Dove il papavero è? Al papavero, Abbiamo una vettura più ferma sulla strada. Controllate in zona, state gente a piedi. Smith, da uno può convergere. Ieri, negativo, sono già... Hai una macchina qui al papavero? Sono già altri Adam, negativo. Li mette in città, voi. C'è un'auto rubata rosa. Avete già identificato chi è l'auto rosa? Ha detto una Vincent Rosa che era rapita, trovatela. Ce l'abbiamo qua da noi, qua da noi, qua da noi. Ok, ok, prendiamo noi, perché li abbiamo visti qui. Siamo ad Adam 3 comunque noi,
No, scendi, 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 scendi. Sali, sali, sali. Sempre in sta zona, Carlo, sempre giù in sta zona. Solo qui sta Carlo giù. Mamma mia. Male, male. Niente, la porta, rip. Vabbè, allora ci penserò. Penserò a un'altra copertura. Inventata da me proprio adesso, guardi. Così sembra che sta scorreggiando. Non mi sconcentrare, che ora sbattere. Situazione papavero? Sono tornato da Vincent Viola, adesso vediamo un po' chi è. Sì. Il soggetto rapito? L'abbiamo preso, l'abbiamo addosso, l'abbiamo liberato. Signori, stavano facendo uno scherzo, non stavano veramente rapendo. Mo lo ripartiamo in città comunque. Che cazzo significa stanno facendo uno scherzo? Mi dicevi? Dici, avanti, avanti. Quindi non si incentrare che devo fare. Negativo, sono un papavero. Dici tu. Se volete, vediamo, 10 venti. Tondo giù. Tagliate le sirene. Cosa dobbiamo arrivare? Siamo già in centrale. Allora, un attimo solo, adesso. In centrale. Vieni nel parcheggio. Pregami una cosa, il signore è pazzo, non mi sei pazzo, mio signore. O sbaglio. Ti vedo. Già se n'è andato per sicurezza. Puoi chiamarlo. È un po' di domande perché è scappato. Allora, mi ascolti un attimo. Lui ci ha detto che voi l'avete rapito. Al massimo. Te lo dico subito. Quindi dobbiamo prendere il signore da quello che l'ha deciso. Che cavolo dobbiamo fare? Ma che si mette a fare scherzetti? Ieri, ma non si capisce niente, mo. Ma secondo te se uno viene rapinato? Adam 518. Secondo te se uno viene rapinato, no? Sta dietro una macchina. Vieni, sali, sali che andiamo a prendere l'altro, eh. Beh, vogliamo fare una bella cosa, vi carichiamo anche due, no? Portateli in centrale, portateli in centrale, signori. Che è successo, Smith? Niente, qualcuno rapisce per scherzo qua in città, non so bene, adesso cerchiamo di chiarire la situazione. La pula? Qualcuno rapisce per divertimento. Smith, ho preso la targa del soggetto che ha detto che ha rapito per scherzo. Sì, sì, perfetto. Scenda, scenda! Vedete chi è il veicolo, così lo convochiamo in centrale. Signore, può scendere! Polizia! Signore! Ah. Venga, venga! Cosa è successo? Entra in macchina, ce lo spiega. Oh. Ma che fa? No, scende. Scende. Sacca dietro, ci spieghi un po'. Sì. In pratica io sto con la mia macchina al garage centrale. Trovo queste due persone che vogliono un passaggio. Io le accompagno, tirano fuori una pistola e di punto non mi dicono loro hanno tolto né radio né telefono e io non mi stavano puntando, stanno parlando tra di loro, si erano messi delle cuffiette per parlare tra di loro, io credo che non mi sentivano proprio un momento per parlare con voi. Ma li portiamo in centrale giù di polizia, signori, poi risparmiamo un bel posto le persone. Sì, due amici per pattuglia. Convochiamo lui. Sarebbe l'accusa procurata all'arme. Esatto. Ho prelevato di nuovo il soggetto che ha fatto la chiamata. Adesso lo porto anche lui in centrale. Ci spiega un po' cosa è successo. Perfetto, ci vediamo in centrale. Intanto controllo sul database se ci sono. Se risulta il signore. Mi chiamo Petrarca del Groppo. Non lei. Intendevo quello della macchina. So procedere, signor Smith. Uno si chiama Lorenzo e l'altro mi sembra. No! Adam 51029.
Qui Adam 3, richiediamo supporto. Il signor Smith si è voluto fare il paracadutista, si è buttato fuori dalla macchina. Pazienza. Sta bene. Signore, sta bene? Negativo, sono meno male. Poi è successo anche che loro hanno guidato. Sì, sì, un attimo. Signori, io sto cercando qualcuno per pattuglia. Chiamo un attimo l'ambulanza. Se vuoi la chiamo anch'io. No, no, ci penso io, ci penso io. Ok. Sono qua nella macchina. Ecco qua, fatto. Ho dovuto spiegare dettagliatamente all'ambulanza cosa è successo. Riguardo l'ambulanza, siamo quei due signori qua. Questi due soggetti mi hanno rapito. In pratica andavano a una forte velocità, si sono schiantati con la mia macchina. Uno non aveva cintura, si è ferito, è venuto all'ambulanza, si sono dovuti togliere la maschera e mi hanno dovuto costringere a non dire nulla. Ah, quindi lei conosce anche i vicini dei signori? Sì. Ok. Infatti per fortuna loro si sono fermati al papavero. Infatti stanno andando tutto fuori sterrato. Si sentivano le sirene, sono scesi, io sono sceso. Sono andati verso il papavero e io mi sono scappato verso la strada. E mi ha prelevato gli altri due agenti che mi hanno portato dove stavo prima. Ok, ok. Arriveremo in centrale, faremo una dichiarazione più dettagliata. Così, già è abbastanza dettagliata così, però... Se il mio collega avrà qualche altra domanda da fare, la farà agente, lui. Io adesso dovrei un attimo chiudere gli occhi. Urgentemente. Perfetto, se mi dice come si chiama, dopo, così dopo... Petrarca del Grappo, dopo torno in centrale. Torno in centrale, perfetto. Sì. Petrarca? Del Grappo. Del Grappo, ok. Arrivederci dopo. Dire, ma che combina, ma il paracadute si deve mettere se vuole buttarsi. Adesso scorregge, so. Sta scorreggiando, si sente male, mi dica. Sente male. Vediamo se arrivano i medici. Non mi sembra. Il signor Petrarca del Grappo torna dopo in centrale, ha dovuto andare via. Ecco. Dovuto andare via proprio adesso. Sì, purtroppo c'aveva un'urgenza ed è andato via. Torna dopo in centrale comunque. Abbiamo quando verrà richiamato. Signore, non so se ha letto. Non so se ha letto il messaggio che ti ho mandato. Aspetti, controllo. Il signore non si è lanciato la cintura, la prima curva che abbiamo fatto è volato giù come un salame. Mannaggia. E senti come scorreggia. Mazza. Che puzza. Allora
Saturazione ok. Flatulenza ok. Flatulenze ci sono. Allora, forza dai. 1, 2, 1, 2, 1. Oddio, che male. Dio mio. Ho fatto il volo d'angelo, Amaya. Per sentirmi? Oh, sì, sì, la sento. Per sentirmi sento. Quante dita vede? 12. Ah no, sono 10, 10, 10. Ah, sono... Perfetto. Problemi ad arti alla testa? Alla testa sì, secondo me. Abbassarmi. Ci dura la racciata, non so perché non funzionano. Provi te stesso, gente. Scalzare il braccio. Ruotarlo. Un pugno al suo collega. No. Tira un pugno al mio collega. Funziona. No! Oh! Aia, non sono il suo collega. Funziona. Riesco a stare tutto, sì, riesco a fare tutto, prendere il cellulare, sì, riesco, sono capace, sì. Grazie, dottore, sto bene, riesco a alzarmi e girarmi su se stesso. Aspetta, allora, se è tutto ok, io vado, dai. Grazie mille, dottore. Ma è l'unico in servizio? Rega, come fai a scavalcare la montagna? Siamo due, uno in ospedale. Ovviamente siete un po' in carenza di personale o sbaglio? Personale c'è, è che non vengono al lavoro. Mamma mia, che brutta roba. Ah, quindi c'è bisogno di... svegliarsi. Sarebbe male che si licenziassero questi qui, no? Piglio più soldi io se si licenziassero. Ma recluta per fare un Adam. Vabbè dai, vada, vabbè, vada, vada. Arrivederci. Buona giornata. Se vuoi vieni con noi. Guida un po' te. Aspetta che devo montare tutte le armi un attimo. Dai, te vedo. Montale quando sei in macchina. No, non posso. Devo ricaricarle. Arrivando, rimanga zitto. Viene in garage? Sono adesso in garage. Non ti vediamo. No. Prova adesso, prova ad andare piano e buttate giù con la cintura allacciata. Vai a questa velocità qua, prova a buttarti piano. Prova a uscire dall'auto. Non me lo fa, cioè non guarda, riesco io, a uscire, io lo faccio, guarda, mi butta giù. E c'è la cintura allacciata pure. Secondo me c'è un problema, Cioè è un problema tuo, capito? Adesso quando torniamo in centrale comunque controllo dal database di chi era la macchina. Izuna! Ci sei Izuna? Sei contento? No, vai Izuna, signori. Vai... No signori, vai Izuna al furto d'auto, Izuna, se no se il povero Izuna si suicida, signori, vai Izuna. Siamo in tre dentro l'Adam di Izuna, signori. Amen, non si preoccupi, Izuna deve... è in astinenza purtroppo. Izuna, ringraziami per questa cosa, Ringraziami per questa cosa, Izuna, Solo questo ti fai, gli altri, poi gli altri che scattano vanno agli altri. No, vabbè. Ragazzi, perdonate, ma Izuna è in astinenza. Povero Zuni in astinenza del furti d'auto. Adamo 1 di 55 Poi si fa scappare tutti, si fa scappare. Vada signore. Un attimo mi sto lasciando le scarpe. Vabbè. Scendo. Vai, grazie, ciao.
Cornetto? 17. Ah. Vabbè, ma oggi che hanno la stamattina? Allora, tutti gli agenti... Ah, 10-3, signori! 10-3, basta di disponibile! Oh! Allora, si sposti Adam 2. Adam 2 si sposti. In TAC 1. TAC 2, anzi, perché ci sta Izu in TAC 1. Adam 6... Strange, spostati. Poi, Adam... Adam 6, spostati in TAC 2. E Adam 5, spostato in TAC 2. Radio numero 6 e andate. Anche Adam 1, vai, venite in radio 6 quelli della Blaine. Smith, hai detto anche Adam 1, giusto? Sì, Adam... no, Adam 2. Adam 2? Adam 6 e Adam 5. Ok, ricevuto, Vai, passate in frequenza 6, signori. In Adam 1 manca una persona più che altro, voglio che una persona si vada... Smith, mi sposto all'Adam 3, io mi metto in macchinetta il caffè. Ok, e Adam 1 manca la gente nell'Adam. Si sposti per la gente che manca. Andare, Andrei. No, no, manca la gente nell'Adam 1. Come manca la gente? Eh sì, non è segnato, non è solo applicativo. Ah, ok. Chi ha arrestato Giulio Bianchi? Perché gli si devono restituire la collana, insomma, cose sue. Sei stressato oggi, Smith? Sei stressato oggi? No. Sono tranquillo. Ero stato stamattina. Poi ho trovato la marijuana. Dissocio, dissociami, dissocio. Ma non è la marijuana da qua, per rilassarci possiamo prenderla dal deposito. Certo. Vero? Certo. Però solo 3 grammi. Ma chi se ne frega? Il necessario per rilassarti, eh. Va bene. Vai su, andate, andate. Ma la carabina. Ricevuto. E Mazzanti e McGonagall formate Adam 2. Munizioni estese. Sì, ci stanno. Ci stanno, abbiamo fatto. Sì, ne ho messa giù una. Zero. Ne ho messa giù una adesso io. Zero. Ma se ne ho messa giù una adesso proprio. Sono al desk, sto restituendo gli effetti personali al signor Giulio Bianchi. Qualche recluta per pattugliare in centrale? C'è solo McGonagall, ci sta. Aspettatevi al garage e andate in pattuglia. Ok. 10-5. McGonagall e l'ultimo agente che è entrato in servizio. Un attimo, andatemi insieme. Sto aiutando il signore per ora. Sì, sì, e intanto aspettate e poi andate. Nessuno in cella. Chi è che chiama?
Mi lasciate, sono chiuso da 2 ore, per favore. Ma dove? Ma perché sei qui? Qua, qua, e non lo so nemmeno io. Era per i documenti, mi avete dimenticato. Oh, spontanati da sta porta. Grazie. Oh, tu, ma ti hanno arrestato te, ti hanno arrestato? Hanno già fatto tutto, tutto. Ma perché non hai scritto sul giornalino che eri qui? Ho scritto, 3000 volte. Ho scritto 2 ore, sono qui, sto aspettando. Vabbè, a parte che sei qui da mezz'ora niente. Avete comunque... già fatto tutto, bravo, bravo. Vabbè, 2 ore è indicativo. Sei qui da mezz'ora, comunque. Ti hanno perquisito. Sì, ma vai via, cioè, ti hanno fatto la multa? Sì, sì, hanno fatto tutto, ho già anche pagato. Che strano. Grazie. E si sono dimenticati, e cioè ero andato a mangiare, capito? Ma qua? Quindi sono tornato adesso. Ecco perché. Ti hanno mandato in carcere? Eh no, ti devo mandare in carcere. Vabbè, hai scontato la tua pena qua. Ti voglio bene. Ecco perché sei rimasto qui, perché è stato tu a mangiare. Pollo tu, mica io. Ti hanno fatto $35,000 di multa, giusto? Yep, neanche 50. Attimo, controllo le tue multe un attimo. Le pagate tutte, bravo. Poi controllo, chiedo alla gente. Se non te l'hanno fatta, ti porto dietro. Perfetto, ciao. Smith. Avanti. Con chi è che deve andare McGonagall con l'ultimo gente che è entrato in servizio. Ah, appunto. Cioè, sei due, sei le due. Io sono libero, se vuoi venire con me. No, io sono 17. Okay. Tu sei? Mazzanti. Mazzanti? Sì. C'era solo? Mi ha detto di andare con McGonagall. Ah, Mazzanti va con McGonagall, ragazzi. Sì, tu sei qua da solo? Sì, aspetto una replica. Ma tu sei Malone? Quello che era con te, Scooby Johnson, dov'è? È andata in 17. Sono in garage per l'altro collega che voleva fare Adam. Sono Salvo McGonagall. Aspetta, aspetto. Non è un problema, Smith. Adam 218. Vabbè, aspetti io che ho qualcuno. Sì. Massimo va in tre, andate. Aspetta, hai Izuna? Izuna? No, aspetta, Smith, non è un problema davvero. Izuna, check. Stai in macchina con noi. Ecco, voi siete in tre, giusto? Sì. Appena finito il furto, se qualcuno di voi non deve andare a 17. Ok, allora tornate in centrale che ci sarà gente da solo. Sì, Smith 17, buona giornata a tutti. Ciao. Bene, allora io... Bene ragazzi, io oggi chiudo qui la live. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere i comandi. Punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. Punto esclamativo Discord per entrare nel mio server Discord. Vi ricordo che vi ringrazio per essere con me, ci vediamo in una prossima live, probabilmente oggi pomeriggio o domani, dipende da quando ho tempo, comunque spero di poterne garantire farne una. Vi ringrazio tanto per essere con me e ci vediamo in una prossima live. Ciao a tutti!